Ok, buonasera mister, volevo chiederle intanto quanti margini di miglioramento ha questa squadra e su quali aspetti crede che debba lavorare maggiormente, mentalità, carattere, gioco, grazie. Mentalità è abbastanza buona, il gioco lo dobbiamo migliorare, soprattutto quello offensivo, però credo che questo sia un problema che risolveremo, perché poi i giocatori come Ljajic, Icardi, Jovetic, Palacio, Bebiani, credo che lo risolviamo questo problema, quindi fatto positivo è che la difesa non subisce gol e quindi questo alla fine credo che conterà molto. Prego. Stefano? Ah ok, scusa, non ti avevo visto. Corriere da sera. Ciao Roberto. Senti, ma come ti spieghi questi inizi così lenti, cioè questi approcci molto difficili alla partita, al di là della presenza della squadra avversaria che può creare problemi, però sembra un problema che si presenta quasi sempre, insomma. Come lo spieghi? No, io credo che oggi sia un po' diverso da Palermo. Oggi siamo stati a Palermo, eravamo un po' troppo lunghi e larghi, quindi nel momento che attaccavamo abbiamo subito 2-3 contropiedi nel primo tempo. Oggi eravamo molto lenti nell'iniziazione, il Bologna indietreggiava bene, difendeva da metà campo, quindi avevamo pochi spazi, avevamo poco movimento degli esterni, poco movimento di Mauro, centrocampisti sempre abbastanza vicini, quindi mai da potersi scambiarsi la palla in verticale, quindi lenti da dietro e prevedibili, perché poi non avevamo spazi. Quindi. È solo tattico tecnico o c'è anche una questione, come dire, di personalità nell'approccio alla partita, no, secondo te? Personalità no, perché poi sono giocatori esperti, quindi può capitare, è stata una partita troppo lenta nel primo tempo da parte nostra, molto bene nella ripresa, dall'inizio della ripresa, perché poi alla fine siamo sempre stati là e un'azione al 50° dove potevamo fare il gol, ecco l'unica, quindi questo è importante. Mi spiace molto per il Bologna perché come ho detto prima, avessi potuto dare 3 punti al Bologna e 3 all'Inter, sei stato felice. Scusa Roberto, ma questa lentezza che comunque ha la squadra è un problema secondo te dovuto anche alla cilindrata dei giocatori che hai? Nel senso, è stata fatta una scelta di una squadra comunque abbastanza importante fisicamente ed è una cosa in cui un problema in cui devi magari convivere o puoi riuscire magari tramite gli allenamenti a cercare di essere un po' più veloce? No, la possiamo migliorare soprattutto credo con inserimento di giocatori veloci davanti, perché poi chiaramente Jesus non è un esterno, è un centrale, quindi fa un po' fatica a attaccare, quindi magari certe partite avere, come a Palermo, avere gli esterni che attaccano molto, avere quando vi recuperiamo al 100% Bebiani, abbiamo Palacio, giocatori veloci, e un po' io non credo, anche oggi è entrato, comunque fa fatica a rompere il fiato, quindi un po' di tempo ci vuole, ecco. Però recuperando i giocatori veloci davanti, secondo me si può fare un buon mix. Ciao Roberto. Ciao. Per struttura fisica i centrocampisti sono portati molto a cercare il contatto con l'avversario, gli arbitri questo lo interpretano in una maniera che non ti piace? No, a me non piace il fatto che si ammonisca troppo e si tiri fuori troppi cartellini rossi. Io sono per il gioco maschio, a volte anche sorvolare su un fallo che può sembrare brutto, ma in Italia non si usa questo metodo, quindi a me non piace. Corriere dello Sport, l'ultima. Le ultime due. Dai. Sì Roberto, che due velocissime. La prima, che effetto ti fa essere primo tornare primo per una notte? E la seconda, sull'espulsione, ecco, ti abbiamo visto molto arrabbiato, è la prima volta forse quest'anno che ti arrabbi così. Beh, dopo la terza espulsione, rigore contro, così uno si può anche arrabbiare, credo che ci sia anche giusto, se preso no uno e ha fatto, non ha sangue, cioè ci può anche stare, premesso che non ho detto niente per farmi buttare fuori, forse lui si è arrabbiato quando ho protestato per l'espulsione di Melo, perché dopo non ho detto assolutamente niente. Quindi. Ultimo qui davanti.
Mister Sugliaic è soddisfatto della sua prova, può essere riproposto sabato, sembra che abbia risposto questa sera. Adesso non lo so, però sono soddisfatto perché pare che è stato molto bravo nel gol, perché comunque passare la palla davanti al portiere non è mai semplice, quindi è sintomo di classe, quindi sono contento, spero che recuperi bene in questi 4 giorni e potrebbe sicuramente giocare. È proprio indispensabile. Sentiamo questa domanda. Questa è la domanda. No, ecco, visto comunque stasera come è andato con la Fiorentina, che è una squadra veloce, tu avevi già un'idea di come affrontare la Roma, che è una squadra velocissima. È meglio, troveremo un Inter magari più difesa di partenza, o lo vuoi magari cercare di mettere sul loro piano? Io credo che la partita con la Roma sarà una partita totalmente diversa, come l'è stata con la Juve, col Milan, sono partite diverse, no? È difficile dire adesso come sarà, ma sarà sicuramente diversa da questa. Grazie, buonasera a tutti. Samir gioca sicuro.